Due giorni particolari per i Vigili del Fuoco di Castellamonte. Prima sabato, ieri, la giornata dedicata ai più piccoli, e oggi invece la giornata dedicata a Santa Barbara. Siamo col capo di staccamento Walter Petrino. Appunto, due giorni particolari, tanti bimbi che sono venuti a trovarvi, e oggi la vostra patrona che viene onorata nel modo migliore. Certamente, oggi festeggiamo la ricorrenza della nostra patrona Santa Barbara, come tutti gli anni. Ovviamente abbiamo atteso che lo facessero anche gli altri distaccamenti qui limitrofi, e oggi tocca a noi. Ieri è stata una giornata piacevole, trascorsa insieme ai bambini. Abbiamo fatto la seconda edizione di Caserma Porte Aperte, una giornata ludica dedicata ai bambini, dove hanno potuto visitare la caserma dei Vigili del Fuoco, fare un percorso a tema ai fini del conseguimento di un diploma simbolico di mini pompiere, e è stata un'occasione per ritrovarci anche tutti noi insieme e trascorrere una bella giornata. Sempre una bella risposta da parte del territorio canavesano, dei più piccoli che vedono nei pompieri, nei Vigili del Fuoco, anche la possibilità di diventare dei piccoli grandi eroi anche in futuro. Certamente. Loro probabilmente tutto questo mondo l'hanno vissuto in maniera indiretta attraverso telefilm o i cartoni animati. Il più famoso che ci dicono è Sammy il pompiere, e qui hanno modo di toccare con mano ciò che fanno i Vigili del Fuoco. Con questo percorso tema gli facciamo indossare un'imbragatura per percorrere un ponte tenuto dalle corde, quindi imparare a tenere l'equilibrio, e diciamo che in qualche modo vivono un po' questo mondo. Peraltro io ci tengo a ringraziare il comando provinciale di Torino, il comandante in particolar modo, perché ci ha autorizzato a dedicare del nostro tempo al fine di far divertire i bambini. Siamo invece con Gianluca Peruffo, che è presidente della delegazione di Castellamonte, anche con te due parole di questo fine settimana molto intenso, che è stato realizzato anche grazie all'aiuto di chi vi è vicino sempre. Certo, senza dubbio, anzi ci terrei a ringraziare tutti gli sponsor che vedete anche qui dietro le mie spalle, che ci hanno aiutato moltissimo per realizzare la seconda edizione di Caserma Porte Aperte dopo il grande successo dell'altro anno. Questo è avvenuto ieri, il 17 di dicembre, e siamo molto, molto orgogliosi e fieri di averlo di nuovo riproposto. La risposta della popolazione è stata veramente calorosa, difatti tante famiglie, tanti bambini, e a noi questo non ci può che far piacere, perché comunque si dimostra l'affetto che ha la popolazione nei nostri confronti, nei confronti di questo sodalizio dei Vigili del Fuoco Volontari di Castellamonte, che opera sul territorio dal 1939, quindi sono parecchi anni, e comunque in un territorio vasto anche, quindi questo veramente ci rende orgogliosi di questo nostro distaccamento e del lavoro che facciamo per la cittadinanza e per il territorio tutto. Siamo arrivati alla fine del 2022, un 2022 altro anno che vi ha visto impegnatissimi sul territorio, come dicevi prima, a dimostrazione che è importante che ci siano i Vigili del Fuoco sempre comunque a disposizione dei cittadini. Sì, anche quest'anno purtroppo sono avvenuti anche molti incendi, incidenti, purtroppo fa parte della vita anche dei Vigili del Fuoco questo. È ovvio che quando, quando siamo in caserma, che stiamo in caserma, vuol dire che va tutto bene ci fa molto piacere questo, però purtroppo quando il territorio, i cittadini hanno bisogno, noi rispondiamo sempre in prima linea senza batter ciglio, quindi siamo sempre presenti per qualsiasi evenienza sul territorio appunto. Ma di una persona un po' particolare, lui non l'ha nominata, ma è quello che ci guida noi come gruppo verso i gruppi di volontari, in modo particolare i Vigili del Fuoco, che è Paolo Ruzzola. E tu lo conosci molto bene, sai che è stato la guida quello di questi anni per questi contributi che sono arrivati ai Vigili del Fuoco. E lui che è l'artefice, quello che va a cercare nei ritagli di bilancio le situazioni più idonee per portare dei contributi a tutti i volontari del Piemonte. Innanzitutto in questo caso abbiamo avuto tre occasioni particolari in questi anni che facciamo gruppo assieme, squadra assieme, sì, in città metropolitana prima e adesso in regione. Qualcosa è arrivato, sicuramente si aspetta di più perché le risorse sono sempre meno, ma
Gronchi sa bene che quando si va a cercare risorse per i volontari è sempre difficile da trovarle, perché sì. Non è un momento, cioè, momento che soldi ce ne sono, ma trovarli da mettere su tutte le cose è sempre un po' complicato. Cosa vuol dire? È un onore per me premiare Pasquale, perché oltre ad essere un carissimo amico e un consigliere della città metropolitana che sta seguendo anche la parte dei volontari, lo dico perché lui sa benissimo che si occupa di protezione civile, è una cosa importante, prima una delega diretta alla città metropolitana, oggi è un po' più divisa con la regione, ma lui c'è e si applica proprio per portare avanti le situazioni più critiche che ci sono. Le situazioni critiche non sono solo quando c'è degli interventi, ma è organizzare tutto quello che c'è dietro, perché se oggi voi siete qua perché dietro, come diceva Gronchi prima, c'è una situazione di organizzazione che va avanti da anni, come dicevo, col piano. Ma anche loro avete più di 100 anni. Se più di 100 anni, vuol dire che qualcuno ha organizzato qualcosa per oggi essere qua ed essere attivi come siete. Non avrei stato che ringraziarvi tutti, ringraziarvi innanzitutto dell'invito e portarvi ancora il saluto di Paolo Luzzola, che purtroppo ha la salute è un po' precaria in questi giorni con l'influenza, non può essere qua. Grazie a tutti. Mauro, e lo ringrazio per le parole che ha detto poco fa. Io e Mauro lavoriamo nelle istituzioni su un livello un po' superiore rispetto a quello che è il livello comunale, però lo facciamo davvero con un occhio di riguardo a quello che è il territorio e a quelle che sono le componenti essenziali del territorio. Tra queste le associazioni, soprattutto le associazioni di volontariato e soprattutto le associazioni che poi quando serve ci sono. Tra queste ovviamente ci sono i Vigili del Fuoco. Io ho sempre detto, ovunque sono andato, da quando c'è stata questa crisi pandemica, che senza alcune associazioni, qua lo dico da sindaco, senza alcune associazioni in città è chiaro che noi come amministrazione da soli non ce l'avremmo fatta. Abbiamo cercato anche di essere un po' riconoscenti nei confronti dei Vigili del Fuoco e delle altre tre associazioni che hanno lavorato con noi, ma senza di voi è evidente che non ce l'avremmo fatta. Quindi, come è evidente che quando serve qualcosa, quando io ho bisogno, dalle cose banali, mi è caduto un albero sulla strada, Gianluca tutte le volte mi dice, ma qua chiama il 112, poi il 112 mi passa il 115 e alla fine loro cominciano già a prepararsi e noi partiamo e poi si parte e mi risolvono un sacco di problemi. I territori sono difficili. Più il tempo passa e più difficile diventa gestire, però questo è davvero un ringraziamento mio, del vice sindaco che vi saluta e di tutta l'amministrazione comunale, cioè voi ci siete, quando serve ci siete, questo è il ringraziamento di tutta la città a voi, quindi davvero grazie di cuore per quello che fate per noi. E con questo io saluto di nuovo Mauro Fava, il nostro consigliere regionale, che c'è sempre, è davvero sempre vicino al territorio. Saluto il cavaliere Gronchi, che ci conosciamo da anni e ringrazio e saluto tutti voi e le vostre famiglie che con voi fanno i sacrifici, perché ovviamente il vostro tempo dedicato al volontariato è un tempo tolto alla famiglia. Quindi grazie soprattutto di questo. E buona giornata.